Buonasera, benvenuti a questa puntata di 11 più 1 Cagliari Club. Siete collegati in diretta live dal centro di coordinamento Cagliari Club in via Ariosto a Cagliari, sede storica del Cagliari Club, puntata ovviamente incentrata sulla squadra rossoblu e in particolare sul pareggio conquistato, preziosissimo conquistato in quel di Firenze con una prestazione assolutamente maiuscola. E parleremo poi ovviamente di tanti altri temi, come ad esempio abbiamo parlato di Balena Nazionale, ma si parla di Pavoletti nuovamente in nazionale. Parleremo anche con Ivo Pulga, perché avremo tra poco un collegamento in diretta con lui, insomma, anche per capire se da lontano segue le vicende rossoblu. E ovviamente con gli ospiti che sono graditissimi, che sono presenti a fianco a me. Innanzitutto il padrone di casa, presidente del centro di coordinamento Cagliari Club, Torre Sava. Buonasera a tutti. Alla mia sinistra abbiamo la super tifosa Milena Masola, grazie di essere qui. Grazie a voi. E poi ovviamente l'esperto, il professor Ignazio Argiolas, grazie ovviamente della sua partecipazione. Buonasera e benvenuti in trasmissione. Allora, grazie anche alle persone che sono ospiti, ovviamente l'invito è sempre valido, si tratta di un'oretta dedicata a quelli che sono i nostri colori, la nostra passione, cercare anche di capire il tifo rosso-blu dove va, perché poi in effetti è anche quello che ci interessa capire. Anzitutto, la prima, diciamo così, la prima ospitata penso che sia necessaria. Abbiamo annunciato la partecipazione telefonica di Ivo Pulga, ex capitano, bandiera rosso-blu, nonché ex allenatore del Cagliari, vice allenatore e poi allenatore del Cagliari. Noi lo chiamiamo anche per capire appunto che osservatorio lui ha dalla sua Modena, dovrebbe essere in quella zona più o meno. Adesso vediamo se ci risponde subito. Oggi. Pronto Ivo? Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Allora, sei collegato in diretta con il centro di coordinamento Cagliari Club. Grazie per la tua disponibilità. Innanzitutto, come stai? Figurati, tutto bene. E te? Diciamo che si va avanti e soprattutto dopo il pareggio di Firenze potremmo essere, siamo molto ottimisti, dai. No, sì, quest'anno non c'è problema. Ecco, stai seguendo il campionato, che ti sembra da Empoli a oggi, se hai visto miglioramenti, se hai visto diciamo così prestazioni altalenanti, che valutazione dai? Ho visto miglioramenti, normale che per un allenatore nuovo volevo un po' più di tempo, però penso che adesso abbia trovato l'assetto giusto e problemi di salvezza quest'anno non ci sono assolutamente, perché secondo me ci sono 4 squadre/5 che se la vedranno tra loro: Frosinone, Empoli, Chievo, Bologna, Udinese. Addirittura Bologna e Udinese, tu pensi che siano più deboli? Secondo me, se a gennaio non si rafforza, rischia di trovarsi dentro proprio invischiato veramente pericolosamente. Che campionato ti sembra di assistere? A quale tipo di campionato? Perché l'anno scorso c'era il Benevento, diciamo, che poteva essere la Cenerentola. Quest'anno parrebbe essere il Chievo. Però, insomma, mi sembra che sia più equilibrato in fondo alla classifica, o sbaglio? Beh, secondo me 2 posti sono già assegnati. Frosinone, Chievo, secondo me il Chievo dovrebbe fare un miracolo. E il Frosinone non ha una rosa all'altezza della Serie A. Questo è fuori discussione. Secondo me manca la terza, che se la giocheranno, salvo mercato di gennaio che è predisposto a spendere o no, se la giocherà Bologna, Empoli e Udinese. E invece per quanto riguarda la rosa del Cagliari, stiamo notando, insomma, belle note liete, insomma, tra i nuovi arrivi, Klavan, Bradaric, Pavoletti che continua a segnare. Però devo essere sincero, tu lo conosci bene perché l'hai visto anche con i tuoi occhi, Barella che sta avendo una esplosione, anno dopo anno continua a migliorare. Questo è normale, si può sempre migliorare anche a 35 anni. Sono felice per lui e sono felice soprattutto per la nazionale italiana, che finalmente
ci hanno messo parecchio per capire che è uno dei centrocampisti più forti italiani che ci sono in questo momento. Non capivo mai perché nessuno lo facesse debuttare, facevano giocare Cristante, Gagliardini, tutti quei giocatori lì, e lui mai. E finalmente Mancini ha avuto il coraggio ed è stato ripagato alla grande. E invece De Jola, secondo te, ancora deve ancora migliorare per arrivare a livello di Barella? Beh, sono due giocatori con caratteristiche completamente diverse. Secondo me De Jola farà un'onesta carriera, mentre Barella farà una super carriera e un giorno potrebbe arrivare anche in grandissimi club. Ivo, tu adesso cosa stai facendo? Perché hai avuto l'esperienza con il Brescia l'anno scorso e adesso ti stai guardando attorno? Sì, vado a vedere partite. In questo momento sto mettendo a posto il granaio, se vuoi sapere proprio il solaio. No, guardo un sacco di partite, sono ancora in contatto col Brescia, però per il resto niente, aspetto che qualcuno mi chiami. Magari questa trasmissione può essere anche un modo per ricordare che c'è comunque Ivo Pulga, che ovviamente merita una panchina, dai. Ma sì, lo sai, il calcio è strano, molto strano, è diventato proprio... Se non hai conoscenze, amicizie, procuratori e così via, è difficile, siccome io non c'ho nessuno, se qualcuno mi chiama, bene, se no me ne sto a casa e faccio i lavori... Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio agli ospiti, che insomma penso che qualcuno voglia farti qualche domanda. Tu hai avuto a che fare, e io ne so qualcosa, anche con giocatori come Sau, come De Sena. Ecco, sì. Ci sono alcuni che stanno facendo dei passaggi a vuoto, tipo Sau? Pattolino con me aveva fatto benissimo. Poi così, ho avuto, non so, molti infortuni anche, però è un giocatore che secondo il mio modesto parere si deve sentire la fiducia. Non è il giocatore che può fare due partite, due no, una sì, tre no, è un giocatore che deve avere la fiducia, anche se gioca male, insistere su di lui, perché sennò secondo me caratterialmente si perde. Senti, credo che ci sia il professor Ignazio Argioras che ti vuole salutare e fare qualche domanda. Il microfono. Buonasera Ivo. Ciao, come stai? Benissimo, e tu? Vedo che sei un po' a passeggio, no? Sì, senti, sì, allora, i tempi di Ivo calciatore li ricordiamo sempre con piacere. L'allenatore Ivo è venuto e ha fatto una bella figura col Cagliari Calcio. Quindi credo che tutto quello che tu hai detto finora sia rispettabilissimo, hai fatto una bella carrellata. Non hai pensato a un outsider? In che senso? Nel senso che sì, per la salvezza, forse qualcosa capiterà, non coinvolgerà il Cagliari, sì, può capitare qualsiasi cosa, però per le partite che sono state disputate adesso, secondo me sono quelle 5 lì. Credi che il Chievo... avanti può succedere. Il Chievo sulla carta, secondo me, ha una rosa valida per salvarsi. Però è partito con una penalità, gli sta girando male, ha preso 5 gol al debutto con Ventura. Adesso domenica verrà Cagliari... Se dovesse andare incontro a un'altra sconfitta, secondo me diventa difficile, però con i 3 punti può capitare di tutto, perché vincere 3 o 4 partite di fila ti può rimettere in gioco, però il problema è vincerle. Per ora, per quello che si è visto in campionato, vedo queste 5 squadre nettamente inferiori alle altre. Ti abbraccio. Allora. Ok, anche io. Voglio dire, domenica poi sono allo stadio, vengo. Questa è una bellissima notizia, perfetto, Ivo. Perfetto, perfetto. Poi se resti fino al martedì, a quel punto ti... Mi hanno invitato che c'è l'inaugurazione di un grande museo.
Un museo, allora ne ho approfittato, mi fermo 4-5 giorni, così guardo la partita e vengo a salutare un sacco di amici. Bene, bene, ti saluto, sì, sì. Ciao, ciao. Allora, Ivo, quindi martedì tu ci saresti allora? Per la trasmissione? Eh beh, certo, ovviamente. Alle 9 c'è un calcetto però. Guarda, anche mezz'ora... Con Matteoli rispolveriamo i vecchi tempi. Guarda, anche mezz'ora, ma almeno per i saluti già puoi passare. Te. Iniziamo alle 7:30, alle 8 sei via, quindi alle 9 è abbondante. Dai, questa è una bella notizia. C'è Milena che ti vuole fare salutare, penso, qualche domanda. Sì. Allora... Buonasera, Ivo, sono quella tifosa un po' pazza con i capelli rosso-blu, non so se ti ricordo se qualche... Comunque ci vediamo anche al museo perché sono fissa lì dentro. Okay. Allora, no, volevo solo dirti, siccome tu dici questo Chievo mischino e malmesso, basti che non si ponga bene i domini qui noi. Vedi come lo capisce bene il sardo Ivo. Comunque, anche l'anno scorso quella SPAL sembrava morta, invece meno male, io sono contenta che ce l'hanno fatta. Non si sa mai. La SPAL ha speso soldi. E lo so, è quel Borriello che portava sfiga. Sì, vabbè. Però la SPAL è una delle poche società che era salita in Serie A dopo 30 anni passa. Il presidente ha speso un sacco di soldi, meritatamente si è salvato. Infatti. E anche quest'anno ha fatto un'ottima squadra. Mm. Io mi meraviglio di quelle squadre, prendo l'anno scorso il Benevento, quest'anno il Frosinone, che vengono in Serie A e non investono niente per provare a restare. Sembra proprio che facciano apposta andare su e giù, infatti. Tipo il Verona anche. È uno spreco. Rispetto alla Serie B, quando vai in Serie A minimo devi metterci dentro 4-5 pezzi. Certo. Importanti se vuoi provarti a salvare, se no... E vabbè, fanno un po' di anticamere e tornano giù, mischini. Comunque grazie. Allora Ivo, io ti ringrazio della tua disponibilità e poi ci rivediamo. Amici, abbiamo anche lavorato insieme, sei un amico, quando hai bisogno non c'è. Ti ringrazio, reciproco, ovviamente. Ricordami però martedì, chiamami che non vorrei... Va bene, sarò fedele, ti mando il messaggio, ti chiamo per ricordartelo. Okay. Va bene? Saluto a tutti i tifosi e ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica allo stadio, va bene, un abbraccio. Okay. Ciao Ivo, grazie, grazie, ciao ciao. Allora, grazie a Ivo Pulga ovviamente la sua partecipazione, salutando tutte le persone che si stanno collegando. Nel frattempo ci ha raggiunto un altro graditissimo e importante ospite, che è Edoardo Tocco, consigliere regionale di Forza Italia. Grazie di essere grazie qui. Grazie a voi, grazie a voi. Ne approfitto, mi scuserà un attimo Torre Sava prima del suo punto, perché mi interessava sapere il punto di vista, in questo caso anche oltre che di uno sportivo, a parte che ti porto i saluti di Stefano Arriga, che ovviamente ti sta seguendo in diretta, mio fratello. Io Stefano Arriga l'ho avuto ieri come ospite, quindi vi siete ricambiati il favore, però Edoardo chiede ovviamente per quanto riguarda lo stadio ad esempio, che insomma è acceso, sì, è acceso, puoi tranquillamente parlare, e quindi volevo sapere a che punto è, che cosa le istituzioni possono fare di più per accelerare eventualmente il via libera di questa nuova struttura. Beh, intanto saluto tutti quanti, vi ringrazio della splendida ospitalità. Quando si viene qui in una delle case del Cagliari è sempre molto bello e piacevole, soprattutto per noi cagliaritani. Dunque, lo stadio credo che sia a buon punto, nel senso che c'è, da quanto so io, insomma, c'è la progettazione che sta andando avanti. Sono state reperite, come sapete, le risorse, sono state pianificate meglio ovviamente tutte le risorse necessarie, che sono quelle che poi sapete, credo anche dai giornali, relative alla suddivisione insomma tra regione, sfirse, comune, società e poi chiaramente anche credo qualche partecipata, nel senso di privato pubblico, no? Ecco, per intenderci. Io credo che lo stadio sia a buon punto, nel senso che la situazione sia abbastanza avanzata, anche perché tutti quanti i cagliaritani e sardi aspettano veramente con piacere e con ansia uno stadio più capiente, uno stadio più ricettivo, uno stadio che sia all'altezza di una
società di Serie A che in questo momento sta dimostrando veramente di essere all'altezza. Non di meno appunto la partita di domenica, che è stata una partita che ha certificato, a mio avviso ha registrato un Cagliari più vivo che mai, un Cagliari che veramente ha voglia, che ha dimenticato un po' le ansie delle prime partite, un Cagliari che per chi ovviamente non è un tecnico come me, ma è un appassionato di calcio, quindi credo che stia dando i risultati aspettati. Lo stadio sarà uno stadio, come sapete, di una capienza maggiore, intorno ai 20-25.000, se non vado errando. Ovviamente verrà fatto a mo' di step, quindi ci saranno chiaramente delle programmazioni, diciamo programmazioni da parte delle imprese. Però vorrei dire anche una cosa, onestamente. Io, lo stadio Arena, che è lo stadio attuale dove gioca il Cagliari, è una piccola bomboniera, se mi consentite. È uno stadio che sta recependo veramente un grande tifo, è sempre pieno, e io credo che alla luce proprio di questo stadio disegnato, diciamo, temporaneamente, possa esserne creato un altro, ovviamente vicino, perché come sapete l'area è quella antistante a questo stadio attuale. Per questo vi dico che insomma la Regione Sardegna ormai ha fatto tutto quello che è necessario, se ne è parlato anche in Commissione Sport, dove io sono vicepresidente. Esatto. Pensavamo anche, per accelerare i tempi, di proporre delle interpellanze, delle interrogazioni, come si fa in politica, però vista l'imminente scadenza elettorale i tempi sono quelli che conoscete. Io mi auguro, onestamente, passatemi quello che sto per dire, che nella prossima legislatura, cioè tra 4-5 mesi, possa esserci un governo, un'esecutiva, una maggioranza che magari ha un interesse specifico veramente sullo sport, anche se lo sport interessa a tutti quanti e non ha né bandiere né colori, non assolutamente niente. L'unica bandiera è quella che ho in questo momento davanti, che è quella con quella rosso-blu del Cagliari Calcio. Grazie, grazie veramente a tutti quanti, sono molto contento che mi abbiate ospitato quest'oggi. E ora sto qui ancora ad ascoltarvi. Grazie Fabrizio, grazie a tutti quanti. Tanti coinvolgeremo comunque, ovviamente, Edoardo. Ovviamente, essendo il programma 11 più 1 Cagliari Club, quindi la voce dei tifosi, non possiamo non parlare con il presidente del centro di coordinamento Cagliari Club, Tore Saba. Ti chiedo ovviamente un riassunto, un tuo punto di vista su quella che è stata la partita di Firenze 1-1 Fiorentina-Cagliari, con un Cagliari che è riuscito a riprendere la partita in pugno dopo essere passato in svantaggio. Hai ragione, però il Cagliari ha giocato alla grande, cioè non ha avuto timori di nessun tipo. La partita l'ha fatta il Cagliari. A me viene a sorridere quando si parla, ma il Cagliari deve aver paura di quel Cagliari, l'ho già detto, deve avere paura di se stesso. La squadra sta giocando, cosa pretendiamo? Pavoletti, che ha fatto una notte insonne perché gli è nato il bambino, è entrato in campo, anche se non voleva giocare, ha giocato e ha segnato. Se il Cagliari avrebbe vinto la partita, non avrebbe rubato nulla. Quindi per te sono due punti persi? Ma diciamo che sicuramente ha perso due punti il Cagliari, perché se osava di più, cioè il Cagliari ha le potenzialità di vincere partite. Dobbiamo smetterla di considerarla in zona retrocessione. Ma quando mai? Bisogna essere positivi. Però aggiungo anche un'altra cosa. Non sono d'accordo con quello che ha detto Ivo, che il Chievo Verona è una di quelle. Il Chievo Verona tutti gli anni traballa, ma non crolla. Anzi, bisogna stare attenti a queste squadrette qui. Anche perché col Chievo giocheremo domenica prossima, quindi a maggior ragione bisogna stare ancora più attenti. Facciamo gli scongiuri, perché insomma il Cagliari ce la metterà tutto per vincere anche domenica. Assolutamente. Allora, grazie Tore. Nel frattempo, Milena, prima chiedo a te, il microfono è quello, ovviamente. E ti chiedo anche a voi, ovviamente come ospiti, una valutazione su quella che è stata la partita di domenica a Firenze. Ma da me cosa ti puoi aspettare? Che abbiamo perso due punti? No, io sono contenta. Allora, siccome ci danno sempre perdenti a noi, sia che giochiamo bene o no, perciò io sono contenta che abbiamo, perché comunque loro hanno fatto un gol dal rigore e che vengo cos'è Naiburu.
non c'ho cosa da dire, sì, per sì, potremmo parlarne però giorni, siccome io ovviamente. Sei bravo, meno male, perciò abbiamo sì perso due punti, però quel punto ci serve, ci davano per perdenti, dunque un Ubuntu andrà sempre in alto, meglio di nulla, giusto? Professor Argiolas, professor Argiolas. Allora, intanto togliamo l'arbitro, perché se mettiamo a contestare l'arbitro sbagliamo partita. La cosa più bella è il test campo. Il Cagliari secondo tempo era contro vento e il vento era fortissimo. Ecco, si è sempre detto, chi sa giocare al calcio gioca bene contro vento. Quindi il Cagliari ha passato l'esame. E questo vuol dire che il gioco del Cagliari si è espresso non più per improvvisazioni e per creazioni fantasiose, bensì è un gioco che ormai sta prendendo la sua piega e la sua giusta strada. E lunga è la strada, stretta la via. Dimmi la tua e che ho detto la mia. E la sua è la palla, Edoardo Tocco. Sì, grazie. Anche tu sei d'accordo con Tore e con Milena che magari sono due punti persi? Ma io sono dell'avviso di una cosa. Sono sempre, credo sempre che il poco aggiusti e il troppo storpi. Il Cagliari ha fatto sicuramente una grande partita. Io ho avuto modo ovviamente di vederla in televisione. Come sosteneva il professore prima, il vento sicuramente ha giocato talvolta anche a sfavore della nostra squadra, soprattutto nel secondo tempo, se non vado errando, perché credo che fosse il momento peggiore. Sì. Noi abbiamo una squadra viva che ha dimostrato, a differenza di altre partite precedenti, di essere nella miglior condizione domenica, dobbiamo essere onesti di questo. Ha dei giocatori che sono dei fenomeni pseudotali, cioè ovviamente Pavoletti non si discute, João Pedro ha fatto una grande partita, Barella sappiamo quello che è, lo stesso portiere credo che abbia dimostrato di essere all'altezza, ma io credo che la squadra sia una squadra veramente competitiva, anzi se qualcuno dice che è una squadra che deve salvarsi probabilmente è anche un po' troppo pessimista, io credo che questa sia una squadra che può ambire anche a metà classifica. Ha le caratteristiche, perché vi dico questo? Perché oltre ai giocatori in campo, ad onore del vero, ha una bella società dietro. Ha una società organizzata, ha una società con dei giovani che io conosco bene da diversi anni, che sono ovviamente persone molto ambiziose, ambiziose nel senso professionale del termine. E questo per una società come la nostra è importantissimo. Quindi il Cagliari potrà dire la sua sicuramente durante questo campionato. Non cerchiamo di essere pessimisti, anzi guardiamo con ottimismo come è giusto che sia lo sport e la nostra squadra. Assolutamente, perché noi comunque è vero che siamo realisti, ma molte volte è normale anche essere ambiziosi e sognare sempre, sempre più in grande. Nel frattempo chiedo alla regia Massimo se è possibile mandare il primo contributo video che abbiamo per oggi, che è i saluti di Pietro Porcella, che ovviamente lui è a Miami, presidente del Cagliari Club Miami Scetti. Permettetemi di salutare il mio amico Pietro. Quindi Edoardo Tocco saluta Pietro a distanza. Ma vediamo, mi vede? Mi vede? No, no, abbiamo la registrazione, però vedrà la registrazione poi della trasmissione. Quindi, no, quest'ora insegna. Amico del centro di coordinamento Cagliari Club, saluti da Pietro Porcella, presidente del Cagliari Club Miami Scetti. Oggi mi tocca la matematica. Voi siete già in trasmissione, credo, qua sono è mezzogiorno, oggi mi tocca matematica. Sono ancora esaltato dal gran pareggio del Cagliari a Firenze. Abbiamo giocato bene, con grinta, Barellino il mio idolo, ma per dire anche tutto il resto della squadra ha giocato bene. Nelle prossime puntate vi presenterò qualcun altro dei nostri rappresentanti. Per ora vi saluto, saluto Fabrizio, saluto il presidente, aloha e azibiri, a presto, forza Casteddu! Bravo Pietro.
Sempre Forza Cagliari, ovviamente. Grazie Pietro. Iniziamo un po' un giro di domande. Allora, abbiamo detto, avete giustamente tutti detto che il Cagliari ha fatto una grande partita. Provo ad entrare un po' più nello specifico. C'è chi ha detto che il migliore in campo è stato Cragno, autore comunque di una parata importante, un paio di parate importanti. C'è chi ha detto che è stato Pavoletti. Se dovessimo dare un giudizio sul migliore in campo, Tore, chi direbbe? Tutta la squadra, dal primo all'ultimo. Così non facciamo scontento nessuno. Ci mancherebbe. Milena, il microfono, ogni volta, se no ci dobbiamo, prego. Allora, io come Tore non ce la posso fare a non dire tutta la squadra, però a me colpisce sempre Pisacane, che a volte è bistrattato, perciò io dico ancora un'altra volta Pisacane tutta la vita. Prof. Sentendo le cronache e le critiche nazionali, migliore in campo Cragno, peggiore Barella. Non so che partita abbiano visto, ma non perché Cragno non abbia fatto una buona gara, anzi, devo dire che ha salvato in più di un'occasione, ha fatto il suo dovere di portiere. Ma io credo che Barella faccia un po' d'ombra a più di un club, no? Barella ha fatto la sua partita, ha giocato bene al calcio. Dove giocare al calcio non vuol dire solo giocare sulla zoomata della telecamera. Tutto quello che la telecamera non prende lo si dovrebbe guardare attentamente. Si è sacrificato, ha giocato e la sua classe che sta emergendo non ha raggiunto l'apice dei traguardi che io gli auguro, no? Però ha fatto veramente una grande gara. Perché lui, come anche qualcun altro dei compagni, cioè la squadra, ha detto bene il presidente, la squadra ha vinto di gruppo, però più di uno dei calciatori è venuto dall'attacco indietro ad aiutare e viceversa a supplire a movimenti un po' carenti che creavano qualche difficoltà sulle verticalizzazioni che sono stati in grado di parare, e lì si giustifica il Chiesa che non c'entra la porta, no. Lì si giustifica i calciatori della Fiorentina ultra valutati che improvvisamente incontrano il Cagliari e hanno la sfortuna dalla loro. Per me la sfortuna è un'altra cosa, quando il pallone scoppia prima di entrare, di superare la linea della porta. Allora, nel frattempo io provo un po' a leggere tutti i saluti che stanno arrivando, qualcuno perlomeno. Angelo saluta tutti i componenti del centro coordinamento, grazie, anche gli ospiti. Emiliano concorda con Milena, dice che secondo lui il migliore in campo è Pisacane. Paolo Deida dice che il migliore è stato Pavoletti, serio e altruista. Pisacane e Cragno da 10, ovviamente poi parleremo anche di Pavoletti. Giovanni Antonio Tanda, buonasera a tutti con la mitica 126 Rosso Blu da Bose, saluti a tutti. Patrizia Cucco, salutiamo Forza Cagliari, ovviamente tutte le persone che si collegano. Voi potete tranquillamente, oltre che condividere la diretta, vi chiedo anche ovviamente di poter commentare e fare anche domande agli ospiti, e ovviamente cercheremo di rispondere e di affrontare argomenti che sono sulla bocca di tutti. Ovviamente l'idea è quella di coinvolgere più persone possibili. Anche Marche Rosso Blu ci saluta e noi salutiamo. Edoardo Tocco nel frattempo si è spostato un attimo a spostare la macchina. Però c'è da dire un'altra cosa. Io mi permetto di sottolineare due fatti e sono due auguri. Uno è per Pavoletti, che è diventato papà da tre giorni, insomma, la domenica, tra sabato e domenica. Quindi gli auguri di tutto il centro di coordinamento e tutti i tifosi del Cagliari. E Gigi Piras che ieri ha compiuto gli anni, un altro grande campione, un'altra grande bandiera rosso-blu, destino comune, due attaccanti, due auguri per motivi diversi. La domanda che voglio fare a Tore, poi chiedo appunto a Milena e anche al professor Argiolas, è proprio sull'attacco, perché è uno dei nodi che di fatto stiamo affrontando forse da inizio campionato. Abbiamo un giocatore che è Pavoletti, che ce lo conservino sempre così, cioè tocca una palla e la trasforma in oro. Però a parte Pavoletti noto delle difficoltà nell'andare a rete, senza buttare la croce addosso a nessuno, però abbiamo un terminale unico e gli altri che faticano. Beh, penso che il gioco del calcio non lo inventiamo noi. Molte volte ci sono degli sguardi, sanno che il pallone deve arrivare lì. Non è semplice per uno come Cerri entrare in certi ingranaggi, anche se lo provano allenamento, tutto quello che volete. Però ci sono delle situazioni che devono essere vissute.
E Pavoletti si fa trovare lì al posto giusto, sa dove dare la palla. No, con questo non voglio dire che Ciri non possa, però sono due cose completamente diverse. Non buttiamo la croce sopra di Ciri perché è uno splendido ragazzo e purtroppo deve fare la sua gavetta, c'è poco da girare intorno. Non è possibile, ad esempio, paragonare Ciri a Pavoletti, dico per caratteristiche, attenzione. Nel modo più assoluto. Sono due giocatori completamente diversi. Questo è il giudizio di Torre Saba. Milena, tu cosa... Anche per il professor Raggio, prego, sì. Pavoletti, appena arrivato a Cagliari, non ha fatto una bella impressione. Pavoletti era molto criticato perché veniva dal Napoli, però... Al Napoli ha fatto il turista. Non ha giocato molto. Non ha giocato. Questo deve far riflettere, perché Pavoletti è stato costante, bravo, tenace. Davanti all'errore non si è mai abbattuto e ha continuato per la sua strada fino ad acquisire la giusta fiducia e credere in se stesso. E ricordiamo dei bei gol di testa che a partita finita... Hanno fatto gioire i tifosi, ma la gioia per un allenatore non esiste. L'allenatore guarda la prestazione. Pavoletti ha ripreso da dove ha interrotto lo scorso campionato. Il problema Ciri non va messo sul tavolo così, allo sbaraglio, perché Ciri ha le sue caratteristiche e si deve ambientare. È andato in prestito, è tornato, però non ha vissuto quella grande emozione della difficoltà del fine campionato scorso. Ora, chi ha sofferto capisce cosa vuol dire avere più determinazione, cosa vuol dire anche fare un piccolo sacrificio in più per dare la sua collaborazione, per raggiungere anche un risultato minimo come il risultato di Firenze, che poi diventa un grosso risultato perché dà di Pavoletti l'immagine che merita di avere. Però Ciri ha fatto la sua parte, ha fatto la sua fatica, ha creato difficoltà, è stata una spina sul fianco dell'avversario ed ha giocato fuori telecamera. Allora, io nel frattempo mi pare di ricordare... Ah no, chiedo scusa, Milena, scusami. Sì, adesso. Allora, a parte che io adoro ascoltare il professore, perché lo ripeto sempre, de calcio non ti comprendo nulla. Io sono i miei giocatori, quelli antipatici delle altre squadre, questo Magus, come ti dici, si era Chiesa, ma antipatico via su Babbo, antipatico su Villo, ma te lo tramandano... E non mi interessa niente, non mi piace. Comunque ormai ce l'abbiamo fatto fuori, poi si vedrà quando viene a Cagliari, che pestano il piede a lui e il nostro giocatore ci dubbo cantano barighe e cirasa. Dove sta adesso non dati fatto nuda, lasciamo perdere. Comunque, per quelli che non capiscono lo traduco più tardi. Allora, no, volevo dire questa cosa di Ciri. Allora, non facciamo un altro l'arrivè. Una cosa però bisogna dirla, meno male, che Alberto se ne frega di quello che dicono, perché a Cagliari, Gandu di Spigara, Mali, Devi Gai, a uno, addio, lo dicevano di Pavoletti appena arrivato, perché io ho amici adesso, manco Mali che c'è Pavoletti, manco Mali che René usa Pavoletti, però cosa avete detto, miei stessi amici, non posso fare i nomi, qualcuno lo conosce anche tu, del povero Pavoletti appena arrivato? E vi erano brombole, e erano broccu, e adesso paga 10 milioni, ma su dinai è debosatrus. I moi Ciri 10 milioni, ma su dinai, a parte che non riuscissi si punti 10 milioni, e poi è un giocatore del su Casteddu, punto. Ecco, Edoardo Tocco, visto che ha perso la domanda, stavamo parlando dell'attacco, io non ho fatto il nome di Ciri, ho detto in generale, a parte Pavoletti che segna, noto che ci sia un po' di difficoltà da parte degli altri attaccanti. Cioè, se facendo gli scongiuri Pavoletti, come è successo a Firenze, entra in ritardo per ovvi motivi, perché è diventato papà, chi segna? Sì, ma io... Queste sono anche ipotesi, se mi consenti, Fabrizio. Nel senso che quello che conta alla fine è sempre un risultato. Certo. Abbiamo... Quindi Pavoletti, da neopapà, si è presentato in campo e ha fatto il gol che ci ha permesso di pareggiare la partita. Io credo che se il Cagliari avesse probabilmente un altro tipo di attacco,
forse non sarebbe quello che è oggi. Non sarebbe quello che è oggi. Quindi se il Cagliari oggi sta dimostrando di essere all'altezza è perché c'è questo attacco. Quindi al di là delle critiche che ovviamente ci stanno tutte, Pavoletti o non Pavoletti, Sau che non gioca, quell'altro adesso non voglio fare neanche tanti nomi e criticare anch'io perché non mi piace, essendo un cagliaritano e un tifoso del Cagliari, chiaramente io cerco di valorizzare la squadra in tutte le maniere. La squadra ha valore perché in questo momento sta attraversando un momento positivo. Quindi se Pavoletti entra anche un minuto e fa il gol che ci dà il risultato, ben venga. Cioè ben venga chiunque possa fare cose del genere. Poi ha ragione Milena quando parla anche di Pisacane, che molto spesso non è valorizzato come dovrebbe. Poi il professore che sostiene che qualcuno ha criticato a livello nazionale è Barella. Io penso che Barella sia veramente un valore aggiunto per noi. Io credo che Barella sia veramente la persona in questo momento che deve essere valorizzata di più, sia per l'età e sia perché veramente sta dimostrando veramente un grande coraggio come un giovane giocatore deve fare. Professore, vuole aggiungere qualcosa? Sì, io prego, non c'è problema. Fare... È un work in progress, fregatene. Io volevo fare una considerazione tecnica su Pavoletti. Allora, Pavoletti ha fatto spicco lo scorso campionato per il suo colpo di testa e ha fatto quasi tutti i suoi gol su colpo di testa. La cosa bella è che mi sa che Pavoletti, consciamente o inconsciamente, seguito o non seguito, ha cominciato a giocare coi piedi anche nelle finalizzazioni e nel modo migliore, perché il pallone che gli è arrivato era corto e lui l'ha preso, l'ha girato di destra col piede più vicino dalla direzione d'arrivo del pallone. Senza un altro l'avrebbe fatta scorrere e magari avrebbe perso il tempo per la risoluzione, per la finalizzazione. Invece ecco il Pavoletti che mi piace nominare, cioè che sta migliorando, maturando, acquisendo sicurezza in qualcosa che sapeva fare senza la presenza dell'avversario e senza lo stress del risultato e controvento e perdendo 1-0 di pochi minuti prima. Quindi una situazione per un giocatore normale che avrebbe messo in difficoltà qualsiasi difficoltà emotiva qualsiasi calciatore. Invece lui ha trovato quell'adrenalina, probabilmente festeggiando la nascita del suo bimbo, gli ha dato il coraggio di osare qualcosa che prima non aveva osato. Adesso, osando, ha superato una barriera. Allora, nel frattempo, dunque, sono arrivati i saluti. Maria Francesca Canepa, addirittura Manarchi Rossoblu dice: Cerri ci dà la grande soddisfazione, dobbiamo avere la pazienza di aspettarlo. Salutiamo ovviamente il direttore Alessandro Pizzianti, che è a casa, che non sta granché bene, penso un po' di febbre da quello che ci hanno detto, quindi riguardati ovviamente per essere pronto, operativo, già a fine settimana, ma anche martedì qui. Esatto, ha invitato a pranzo e abbiamo parlato nel pranzo praticamente. Allora, Luciano dice: serve un traduttore simultaneo per Milena. Ovviamente. Cagliari Club dice: Maran sta lavorando sui piedi di Pavoletti e questo si è già visto dal raduno. Ma hai visto un allenatore a 2 metri dai propri giocatori durante tutto il riscaldamento della partita? Forse è una di quelle cose che prima dicevamo anche con gli ospiti, cioè il lavoro quotidiano si sta vedendo anche soprattutto in Pavoletti, ma potremmo dire anche in Pavoletti, nel rapporto col pallone, con i piedi, con un giocatore che è molto forte di testa, ma ad esempio il gol di domenica è stata la ciliegina sulla torta. Nel frattempo chiedo alla regia, perché dovrebbe esserci un altro collegamento con Miami, con Pietro Porcella, che dovrà darci un'ulteriore novità, se non ricordo male. Puoi lanciare, grazie. Isaccane, come ha giocato con la sua modestia, con la sua grinta, col suo tempismo, è l'immagine di questo Cagliari di Maran. Io Fabio l'avevo conosciuto l'anno scorso a Sesto Fiorentino, quando aveva ricevuto il premio Fair Play. E niente, voglio così dare un omaggio. L'anno scorso volevano addirittura cederlo a metà campionato a un'altra delle concorrenti. Teniamocelo stretto e teniamo le persone che hanno il suo animo quando giocano. Aloha di nuovo. Allora, del vecchio Cagliari, vogliamo parlare del vecchio Cagliari? No, aspetta.
diciamo, io volevo arrivare da lì, cioè diciamo così, facendo un discorso anche sul settore giovanile, perché l'esempio di Barella è calzante. Parliamo di un giocatore classe 97 che ha vissuto, cioè al rosso blu, tutto sulla pelle, già dall'inizio si capiva che sarebbe diventato un grande, e ha attraversato due presidenze, diversi allenatori. Ecco, può essere Barella il frutto di due gestioni diverse, ma di fatto la bandiera, il Conti della situazione, il futuro Daniele Conti ad esempio? Ma io a questo punto, se mi è consentito, partirei veramente da quello che hai detto tu, Fabrizio, dalle gestioni precedenti a questo Cagliari, perché se Barella è il frutto di ovviamente una serie di sviluppi che si sono succeduti nel tempo, quindi con le società, anche le vecchie società, e come lui ce ne sono tanti ragazzi, molti ragazzi che non hanno avuto lo stesso successo, che però stanno giocando magari in categorie leggermente inferiori, che avrebbero potuto essere alla stessa altezza. Però torniamo un attimo indietro, se mi è consentito, Fabrizio. Certo, certo. Io, anche per un'amicizia vecchia che voi conoscete tutti, la società del Cagliari, quando era gestita dal presidente Cellino, e lì devo essere ancora una volta onesto con me stesso e con tutti, il periodo che all'interno c'erano anche il mio caro amico Stefano Arrica, Marcello Vasappollo, era una società che ha prodotto veramente un settore giovanile molto importante. Parlo poi di quel periodo di Salerno, dei vari, tutti i vari mister che si sono succeduti. Cioè, anche Alessandro Masia, se ricordate bene, era un giocatore che poteva essere valorizzato bene. Io dico lui perché molti non li conosco, però molti ho avuto modo di vederli giocare. Barella sì, Barella è l'emblema in questo momento di quel calcio giovanile, di una società sana che ha creato veramente tutti i presupposti perché i giovani possano essere valorizzati, possano essere messi in evidenza nel Cagliari Calcio. Io credo che questo sia importante, e anche il Cagliari Coordinamento, caro Tore Sava, amico, lo dico a te perché sei il presidente, io credo che qualche volta, Fabrizio, a queste trasmissioni tue dovresti invitare qualche giovane giocatore. Ah. Sarebbe molto bello, perché assolutamente sarebbe molto bello sentire il parere di questi giovani ragazzi che magari non arrivano in prima squadra in questo momento, che però hanno anche una visione del calcio, diciamo, di Serie A, quello che loro ovviamente a cui loro ambiscono, se è lecito. E con loro ambiscono. Io credo che una trasmissione che con qualcuno di loro non farebbe male. E passatemi, perdonami se ho voluto fare questa proposta. No, ma penso mi sembra una cosa molto importante, molto lecita, perché noi abbiamo veramente un vivaio fantastico. Ed è consentitemelo, nel Cagliari senz'altro c'è un grande vivaio, ma anche in molte società cagliaritane ci sono delle grandi risorse, dei grandi giocatori. E ne potrei elencare tante, di tanti amici che tu sai bene, però non vorrei dimenticarne qualcuna e poi magari fare un torto agli stessi. Grazie. A proposito di questo, è notizia di un paio di giorni fa dell'ufficializzazione della nazionale sarda con Bernardo Mereu come allenatore. Quindi l'idea che tu lanci, ovviamente, dei settori giovanili, del fatto che ci siano tanti giocatori che magari non raggiungono il professionismo, ma sono ottimi giocatori, potrebbe essere una vetrina importante laddove ci sia un torneo con una nazionale tipicamente sarda. Credo che tu abbia colpito nel segno. Io l'avrei magari detto dopo nel successivo microfono che tu mi avresti potuto dare o mi avresti dato. Allora, che Bernardo Mereu sia un ottimo mister, questo non si discute. È un allenatore sardo, quindi credo che chi più di lui possa in questo momento rappresentare una nazionale tutta sarda. Ed è importante in questo momento che per valorizzare la Sardegna, valorizzare lo sport in Sardegna, valorizzare tutti questi giovani che in Sardegna veramente vogliono calpestare dei campi più in alto, tra virgolette. Io credo che questa sia la cosa più bella. E mi auguro di una cosa, Fabrizio, lo dico qui e spero che mi sentano tutti, lo dico come rappresentante delle istituzioni. Le istituzioni devono essere molto più vicine
allo sport, ai giovani, e non dico solo al Cagliari, lo dico proprio in occasione della futura nazionale sarda. Le istituzioni, regione, province e comuni in questo caso, devono essere molto vicini assolutamente allo sport sardo, perché io credo che questa sia la vetrina non solo per lo sport, ma sia la vetrina per veramente tutti quanti noi, per questa Sardegna che purtroppo molte volte vive anche di qualche sopruso, almeno con lo sport, almeno con lo sport deve essere, veramente emergere. Sono d'accordo. Ne approfitto, chiedo a Tore, quindi abbiamo già parlato la settimana scorsa, però la nazionale sarda sta prendendo, si sta costruendo, adesso c'è anche l'allenatore. C'è un embrione. Per me la nazionale mi sta bene quando arriva un calciatore sardo a giocare nel Cagliari. Quella per me è la nazionale. No, dice un sardo che gioca nel Cagliari, per lui quella, il Cagliari è la nazionale per lui. No, per me, allora, a proposito, quante squadre ci sono nelle italiane in Serie A? Quante in Serie A siamo 20. 20, ok, no, perché sennò sarebbe bene, tanto, tutta la rosa, con i doppi e tutto quanto, uno di ogni squadra, non si era per lì, vai. Come? Non ti ho capito, uno di ogni squadra. A rotazione, uno di ogni squadra, così non si faceva le differenze. Deve finire questa cosa che giocano solo gli juventini. Ecco, prima cosa. L'allergia la sapete. Simpaticissimo. Bianconero rimane fuori, dai. Simpaticissimo, però il discorso tecnico va preso in considerazione. Per quanto riguarda il movimento calcistico, c'è un grosso gap, perché e non c'è impiantistica, non ci sono strutture, e allora stiamo andando fuori forse dal seminato, ma non credo, perché un buon seminato può convivere con un altro seminato che dà altri prodotti. Quindi il discorso della bontà dei giovani, dei vivai in Sardegna è legato soprattutto a questa manchevolezza. Io non mi occupo di politica, però vorrei fare una riflessione: che manca la volontà politica. E io parlo da sportivo, parlo da professionista, parlo da sardo, parlo da cagliaritano, parlo da ex allenatore del settore giovanile del Cagliari per 20 anni. E cioè ho abbastanza materia prima da poter mettere sul piatto per dire che bisognerebbe fare uno sforzo comune affinché quelli che sono effettivamente i valori aggiunti che potrebbero entrare in un Cagliari Calcio e nella Serie A, nel professionismo, non possono avvenire con questa snellezza, perché manca la materia prima, la struttura sportiva senza la quale le scuole calcio non possono ambientarsi in un contesto adeguato al progetto che stiamo mettendo sul tavolo. E poi si dovrà parlare, gioco forza, se vogliamo parlare di qualità, anche di dare una spinta maggiore al movimento degli allenatori, perché poi la qualità possa emergere, perché anche quella è una componente importante. Prego, Dor. Sì, colgo l'occasione, chiaramente sulla base, sul solco di quello che ha detto poc'anzi il professore. È vero, mancano delle strutture sportive e ahimè molto spesso la volontà politica è importante. Però vorrei dare un po' di ottimismo a tutti quanti, a chi ci ascolta e anche agli amici qui dentro. Voi sapete chiaramente che tutti i terreni che prima facevano capo al demanio, oggi fanno capo alla regione e quindi di conseguenza fanno capo al comune. Quindi regione e comune in questo momento hanno progettato, pianificato in tutta la Sardegna la possibilità di concedere a molte società sportive che sono già all'interno di molte strutture la possibilità di accedere al credito sportivo attraverso ovviamente delle convenzioni a lunga scadenza. Questo sta già accadendo, perché c'è un bando che è stato avviato appunto dall'assessorato agli enti locali, quindi demanio e patrimonio della regione, soprattutto per molti campi qui a Cagliari. Uno degli esempi più eclatanti in questo momento è il campo di Mulino Becciu, che avete visto, pur non essendo un campo probabilmente che non ha la regolarità per poter
per poter accedere a certo tipo di categorie, però è già un campo che ha dato la dimostrazione in un quartiere periferico di Cagliari di essere insomma all'altezza, è appunto attribuibile a molte società che stanno già allenandosi lì. La Sampdoria ha fatto la rifinitura, bravissimo, no? Bravissimo Fabrizio. Ecco, adesso ci sarà la possibilità di portare avanti il discorso della Johannes, che voi sapete nella zona di Smirionis, anche la Johannes è una società che vive lì da più di 30 anni, quindi ci sarà probabilmente questa possibilità. La stessa cosa accadrà per il campo del vecchio CRAS Santa Vendrace, a me molto caro, campo che fu messo su, ideato dal mio povero babbo, che oggi, dove oggi gioca la Palma con tutte le squadre giovanili. Io credo che questo sia già un momento importante per lo sport in Sardegna. Quindi il Cagliari, soprattutto, il Cagliari che dà l'esempio più palese, più lapalissiano di quello che veramente è la visione dello sport in Sardegna per tutte le piccole società che oggi avranno probabilmente nell'arco di uno o due anni la possibilità di avere un loro campo. Allora io ovviamente faccio mio quello che sta dicendo. Scusate, io nel frattempo dicevo, io faccio mio quello che stava dicendo prima, ovviamente, Edoardo. Il problema, secondo me, è sì le strutture, e su questo concordo anche con il professor Agioas, però faccio un'altra riflessione. Ad oggi in Serie C esiste la Juventus Under 20, la Juventus B, se così possiamo dire, no? Da quest'anno partecipano ai campionati professionisti. In Sardegna, a parte Olbia Arzachena che sono in Serie C, Cagliari in Serie A, soprattutto nella zona del Campidano, non ci sono altre squadre professionistiche. È un problema solo esclusivamente di strutture, di impianti, o c'è alla base anche una carenza, non solo, non dico economica, ma di idee, di un progetto, perché ripeto, Juventus Under 23, anche il Cagliari poteva fare un Under 23, oppure una squadra del Campidano, società satellite, che potesse raggruppare i talenti in giro per la Sardegna e dare una possibilità nuova. Cioè credo che ci sia sì il discorso di strutture, ma anche un bel teatro ha bisogno di gente che si esibisca in maniera decente, degna, o mi sbaglio? Sì, il discorso fila, però stiamo parlando di un calcio commerciale. La Juventus, professor Giorgio, era molto romantico, vero, da questo punto di vista. La Juventus è il grande club che tutti conosciamo, però mette davanti a tutto il commerciale, perché questo deve produrre. Cioè, quando prende un calciatore come Ronaldo, non ha speso, ha guadagnato perché ha investito, si è già rifatta 10 volte tanto di quanto abbia speso. Quindi bisogna fare un discorso legato alla finanza di una società, di un club che è di provincia. Cagliari ha uno scudetto che non possiamo dimenticare. Ora, non dobbiamo però pensare solo a questo bel passato. Dobbiamo pensare che se vogliamo crescere bisogna avere il coraggio di investire in termini tecnici, per avere un risultato tecnico, un prodotto tecnico. Una di queste squadre suscitate, chiamate in causa, può diventare quella che è l'Under 21 del Cagliari, no, l'Under 23 del Cagliari. E il discorso è che se ci si crede, si affronta e lo si capisce subito. Il valore aggiunto è dato da sentirsi con le spalle coperte. Quando non ci sono le spalle coperte, il tecnico non è sicuro, è insicuro, perché si arriva alla panchina con lo sponsor, no? Si arriva a giocare con lo sponsor. Sono momenti duri. Se vogliamo fare un discorso tecnico, dobbiamo fare una bella tavola rotonda e parlare esclusivamente di tecnica, tecnica di campo e anche tecnica organizzativa, amministrativa, che fa braccetto col commerciale. Assolutamente. Allora io faccio un'ultima domanda in chiusura, magari parto da Edoardo per poi Vittore, Milena e professor Argiolas. Domenica ore 15 Sardegna Arena, abbiamo un Cagliari-Chievo che i pronostici dovrebbero vederci favoriti, Chievo in difficoltà, cambiato allenatore, ne ha preso 5 con l'Atalanta, Cagliari che viene comunque da 2-3 buone prestazioni, con addirittura anche con punti.
però sono le classiche partite dove si ha tutto da perdere, o mi sbaglio? Quindi chiedo un pronostico, come vedete la partita di domenica? Ma Fabrizio, guarda, io consentimi, da politico, non sono abituato mai a sottovalutare nessuno, soprattutto all'inizio. Che il Chievo sia una squadra che è in difficoltà, sì, non v'è dubbio, perché ovviamente, come hai elencato tu, ha cambiato molti allenatori, è in fondo alla classifica. Però io credo che il Cagliari non debba andare in campo con la presunzione di essere più forte del Chievo. Io credo che il Cagliari debba andare in campo come è andato domenica a Firenze, debba andare in campo con un basso profilo, dimostrare di essere quella squadra che è, e non sottovalutare il Chievo, perché dietro ogni porta si nasconde sempre qualcuno, dicevano. Quindi io non lo so, io spero di cuore che il Cagliari faccia una grande partita e si tenga a casa 3 punti, come ce lo spieghiamo tutti quanti. Però, ripeto, vediamocela la partita e tifiamo ancora per questa nostra squadra. Cosa devo dire? Io ho anche vergogna a dire una frase che ho letto anni fa a Verona. C'era questo mega striscione con la scritta: "Oh, come Chievo godo, oh, come Cagliari godo domenica". Io meglio che non dico niente. Allora, vabbè, io comunque devo nel frattempo chiederti un parere, che partita ti aspetti domenica. Allora, mi aspetto, presunzione o no, che li facciamo vedere i sorci verdi. O giallo-blu. Allora, ma soprattutto per questo signor Ventura, che quando era il nostro allenatore non c'è niente da dire, però questo signor Ventura e noi, accanto mi risulta, la grande Dante domandava si boli a Benny, non è più Benny, in sé che si indica Andri con la coda tra le gambe, ma cosa ne sai? Io so così. Non mi piace. Oggi sono un pompiere, così devo sempre buttare. Si nasce incendiari, si muore pompiere, si dice, no? No, allora il discorso tecnico va valutato. Già la settimana scorsa io dissi che la gara andava analizzata e non cambio mai parere su questo. Cioè, come inizia la gara, io sarò in campo e saprò dirvi se siamo vicini. Anche posso sbilanciarmi che sviluppo di gioco può avere l'una e l'altra squadra. Questa è la condizione tecnica di un allenatore. Allora, il problema Ventura si deve porre invece, perché Ventura è un bravo allenatore. Al di là della simpatia, l'antipatia e il fatto che abbia rifiutato altro, io posso dire un'altra cosa di Ventura che la gente non sa, perché ha un modo di parlare con gli allenatori e con i suoi collaboratori. Quando venne a Cagliari e fu esonerato ed ebbe problemi con il contratto, con la risoluzione economica del contratto, e il presidente, che era Cellino, che allungava il brodo, quindi era di causa in causa, io parlando con Ventura mi disse queste testuali parole: averne presidente come Cellino. Quindi non ce l'aveva con la società e con Cellino, ce l'aveva con la professionalità di una dirigenza. Allora, se lui si è espresso così, vuol dire che ha anche la testa sulle spalle, non ha sparlato, gli costava poco dire questi non mi hanno pagato ancora, certo, e dire peste corna. Invece è stato equilibrato, ed è molto equilibrato, e bisogna stare attenti. Io dico sempre che il Cagliari è in casa e deve fare il gioco, deve fare la partita, però quando chiamano un medico al capezzale, lo chiamano cercando il miglior specialista per cercare di venire fuori da una malattia. Ecco, Ventura ha questa opportunità, è lui in gioco, non è il Chievo, è il Ventura allenatore in gioco, non il Ventura uomo, perché Ventura con la nazionale è andata come sappiamo. Quindi lui conosce l'ambiente. Noi è vero che Maran l'anno scorso allenava la squadra che andrà a incontrare domenica, però è cambiata troppo da quando c'era Maran. Non facciamone un derby, andiamo sereni allo stadio, perché la partita, io credo che sarà una bella partita, perché il Chievo vorrà giocare al calcio, perché Ventura è un allenatore che chiede alle sue squadre di giocare al calcio, e ha sempre un'arma segreta che vi dico adesso.
è l'unico tra gli allenatori della Serie A che ha il centravanti che, allontanandosi di ruolo, riesce a determinare un canale dove coinvolgere il gioco e la finalizzazione del gioco. E poi ne riparleremo dopo la partita. Allora, grazie ovviamente anzitutto a tutti gli ospiti, che poi c'è un padrone di casa, quindi siamo noi ospiti, grazie anche a Torre Saba, grazie al professor Agioras, grazie ovviamente a Milena. Grazie. Allora, io nel frattempo chiudo salutando tutti coloro che sono intervenuti a vario titolo, anche Edoardo Tocco è dovuto scappare, comunque salute, allora, lo ringraziamo anche per la sua partecipazione. Riccardo, Pietro, saluti da Bergamo. Dunque, Cagliari Chievo dicono dalle marche rosso blu da non prendere sotto gamba, determinati e concentrati e non concedere nulla, sono le pareti più difficili. Tanti saluti da Bruno Argiolas, professor Argiolas, complimenti da parte di tutti. Ovviamente ringraziamo i tifosi che sono presenti qui, ovviamente quelli che ci hanno seguito, vi chiedo ancora di cliccare mi piace, di condividere questa lunga diretta, questa oretta di trasmissione. Però voglio chiudere con un'ultima riflessione, la faccio mia, ma spero che la condividiate tutti. Ieri c'è stata una puntata su Rai 3 di Report, che ha parlato di probabili collusioni con l'andrangheta, con la criminalità organizzata, con la tifoseria della Juventus. Al di là di ogni tipo di considerazione, di inchiesta che uscirà fuori, però io voglio sottolineare e dire di essere orgoglioso di essere tifoso del Cagliari, di far parte del centro di coordinamento dei tifosi rossoblù, perché storicamente la tifoseria rossoblù, dal primo ultra all'ultimo tesserato dei Cagliari Club, non è mai stato coinvolto, non si è mai vociferata di una cosa del genere. Questo può essere solo motivo di vanto, mi pare che sia forse la chiusura migliore. Allora, io ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso. Ci vediamo martedì prossimo per una puntata di 11+1 Cagliari Club. Ancora buona serata e ci vediamo forza martedì. Cagliari! Buona serata a tutti, buona serata.